12 persone stanno arrivando e arriveranno quando, insomma, noi intanto dobbiamo iniziare. Allora, benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Io sono Michela, sono del ricostruttore della preghiera. Vi rubo 2 minuti per fare l'introduzione, forse molti di voi ce l'hanno l'altra volta, ma hanno già ascoltato, però come al solito ripetita human, quindi ve lo dico. Noi organizziamo appunto, siamo il costruttore della preghiera, organizziamo sempre degli incontri che possono essere conferenze, possono essere dei corsi, attività di vario genere, sempre finalizzati a cercare di apportare benessere alla persona e possibilmente dare possibilità di crescita dal punto di vista umano, personale e spirituale alla persona. Proprio per questo, la finalità ultima è il corso di meditazione e infatti le nostre conferenze, tutte e tre, quelle che abbiamo presentato e che presenteremo in questo mese di ottobre, hanno sempre a che vedere con la meditazione. E proponiamo infatti al termine di questo trio di conferenze un corso di meditazione che inizierà qui il 2 novembre, quindi martedì 2 novembre. 20:30, dura un'ora per 8 martedì. E per lo desidero invece a Bitinia il giorno dopo, 3 novembre, sempre alle 20:30. Perché insisto su questa cosa? Perché per noi è fondamentale, perché è una seria e sperimentata via di crescita spirituale, ma che fa crescere non solo dal punto di vista spirituale, ma aumenta la consapevolezza di sé, porta benessere, porta pace e quindi è qualcosa che noi proponiamo proprio con il cuore perché tutte le persone possono stare meglio. E appunto il corso è in 8 incontri, ogni incontro dura un'ora ed è teorico-pratico, quindi vuol dire che la prima parte una persona sperimentata nella meditazione vi parlerà di un determinato argomento e vi farà fare subito esperienza. Ogni volta si aggiungerà un pezzo in modo che al termine degli incontri si sarà presa la tecnica di meditazione. Siccome, ve l'ho già detto, la meditazione non è una tecnica ma è fare esperienza, allora in tutte le nostre sedi, finito il corso di meditazione, sarà possibile sempre le sedi dal nord al sud, comunque vi troviate, se poi tra poco arriveranno anche i calendari, potete prenderli, troverete comunque sul sito, ci sono tutti gli indirizzi, comunque vi troviate, c'è sempre una casa di costruttore nelle vicinanze, potete fare meditazioni, quindi oltre che da soli, nelle vostre case, nelle vostre famiglie, anche con delle altre persone che hanno fatto questa strada. E qui appunto il giovedì sera alle 20:30 si fa meditazione sempre, quindi in assoluta libertà, non c'è nessun obbligo, non c'è nessun, non impegniamo nessuno. E appunto, quindi terminato il corso ci sarà la possibilità di non perdersi, quindi di essere seguiti. Ecco, allora questo è quello che mi premeva dire, le conferenze sono sempre gratuite. È possibile invece magari un'offerta per il corso di meditazione, però non è quello che appunto, non è questo un punto importante. Ecco, io adesso inviterei la relatrice, la dottoressa Pozzi, che affronterà appunto questa settimana la meditazione, avete visto la scorsa settimana, meditazione e suono, musica, la prossima meditazione taglio psicologico, invece questa volta abbiamo un taglio prettamente spirituale. E allora non vi rubo ulteriore tempo, grazie, grazie a tutti e buon ascolto. Adesso devo superare un po' la timidezza di dover tenere in mano il microfono, insomma sono un po' imbranata comunque. Grazie di essere venuti. Buonasera a tutti. Inizio subito con un episodio. Ho letto un racconto di alcuni esploratori che dovevano attraversare la giungla e allora
questi portatori. E gli hanno chiesto cosa facessero. E loro hanno detto, ma noi siccome ci muoviamo velocemente da una parte all'altra, ci spostiamo velocemente, rischiamo di lasciare indietro la nostra anima. Allora ci fermiamo perché la nostra anima ci raggiunga. Ecco, noi siamo sempre in contatto con la nostra anima? E questa è una buona domanda, no? Perché tante volte noi siamo un po' telecomandati da tutto quello che dobbiamo fare, no? Ci sono i figli da portare a scuola, poi dopo torni, la spesa, la pulizia della casa, che ne so, poi quello che mi viene in mente. E finisce che rischiamo che la nostra vita ci sfugga di mano. La nostra vita è un percorso che deve portare alla crescita fisica, una crescita intellettuale, sociale, diciamo, e anche, se possibile, una crescita spirituale. E questo percorso noi lo percorriamo in vari modi. C'è la possibilità di farlo un po' così, sfarfallando da una cosa all'altra, lasciandoci attrarre da quello che ci piace di più, no? Però si rischia effettivamente che poi ci si arrendi da qualche parte, no? Oppure si può anche percorrere questa strada cercando di pensare di avere una meta. E allora, quando uno ha una meta, non si ferma alle prime cose che gli piacciono, perché sa che si deve arrivare a un punto che vale la pena di raggiungere. E allora si rischia, appunto, non si rischia tanto di arenarsi, perché la meta è la libertà, la meta è essere pienamente uomini e donne, e questo vale la pena proprio di essere vissuto, no? Vale la pena di cercare di arrivare a questo punto. Perché, cioè, quindi diciamo che noi percorriamo facciamo questo percorso un po' in tutti e due i modi, no? Certe volte ci perdiamo un attimo, poi dopo magari ci riprendiamo, e dipende un po' dal nostro grado di coscienza. Ecco perché è così importante quel motto che dicevano i filosofi greci, no? Conosci te stesso. È importantissimo conoscere noi stessi, no? Perché abbiamo delle potenzialità forse che noi non conosciamo. Sapete, nella mitologia greca si racconta che quando gli dei hanno creato gli uomini, per paura che si accorgessero delle loro potenzialità e riuscissero addirittura a superare gli dei, hanno deciso di nascondere a loro le potenzialità che avevano. C'è chi hanno fatto un summit tra gli dèi e hanno detto dove lo possiamo nascondere perché l'uomo non lo possa trovare. E qualcuno ha detto, ma in fondo agli abissi dei mari, no? Oppure sulla luna, sulle vette più alte. Però tutto sembrava un posto raggiungibile prima o poi. Allora alla fine hanno deciso di nascondere le potenzialità umane all'interno dell'uomo stesso, perché siccome l'uomo, dicevano, no, è talmente distratto che finisce per passarci al fianco senza neanche accorgersene, no? E quindi per migliaia di anni siamo rimasti all'oscuro di tutto, no? Però adesso forse possiamo anche svegliarci, no? Ecco, io devo mettermi. Ecco, quindi conosci te stesso significa imparare a guardarsi dentro. Solo che si fa fatica a guardarsi dentro perché si conosce più facilmente tutto quello che ci sta intorno piuttosto che conoscere approfonditamente chi siamo,
da dove veniamo, dove andiamo, che valore, perché sogniamo, che valore ha la psiche, che valore ha il nostro inconscio. Ecco, tante cose, no, che noi non affrontiamo se non superficialmente. Però se noi non conosciamo noi stessi, effettivamente rischiamo di prendere delle strade che non ci permettono di arrivare alla nostra realizzazione. Axel Bayer, che è un monaco benedettino che si occupa di meditazione, appunto, dice che la meditazione è un metodo pratico fondato sull'osservazione di sé e delle proprie dinamiche interiori e sulla coltivazione di atteggiamenti mirati a pulire il corpo, la mente e lo spirito. E poi un altro dice anche che è un metodo finalizzato a concentrare in mente, cuore e anima tutte le nostre energie per entrare in una dimensione di silenzio della mente che è la condizione indispensabile per andare, per incontrare l'oltre, no? Quello che io chiamo infinito. Ecco, quindi la meditazione è qualche cosa che ci aiuta a guardarci dentro, a conoscere le nostre potenzialità e a focalizzarle tutte in un'unica direzione, in modo da avere la possibilità di fare effettivamente le cose con coscienza, diciamo. E perché abbiamo tanta difficoltà a guardarci dentro? Noi facciamo fatica a guardarci dentro perché abbiamo paura del vuoto. Abbiamo paura di quei vuoti che hanno tutti, no? Perché vuoti che sono dovuti a ferite antiche, no? O scarsa autostima, o mancanza di affetto, vuoti che appunto abbiamo tutti, perché non credo che ci sia nessuno che sia perfettamente soddisfatto di tutto quello che ha vissuto fino adesso. E di solito quando noi troviamo un vuoto abbiamo paura di vederlo, e allora cerchiamo le nostre compensazioni. E allora magari finisce che mangiamo qualche cosa di sfizioso, ci andiamo a comprare qualche cosa di inutile, no? Che lì per lì ci dà anche soddisfazione. Però poi, alla fin fine, quando ci guardiamo un po', rimaniamo soli con noi stessi, vediamo che abbiamo sgarrato la dieta, abbiamo speso un sacco di soldi inutilmente, abbiamo perso tempo, e allora ci sentiamo più infelici di prima, no? Il vuoto si allarga. Beh, la meditazione invece affronta il vuoto in un altro modo, aiuta a familiarizzare con il vuoto che abbiamo dentro e ci aiuta a farlo, a renderlo la molla che ci spinge a cercare qualcosa d'altro, che ci spinge ad andare verso l'infinito. Ecco. Perché comunque la domanda classica è questa, no? Ma come facciamo a fare ancora qualche cosa? Noi che abbiamo tantissimo, sempre un sacco di cose da fare, che siamo tirati da mille cose, no? Ma la meditazione non è qualcosa in più da aggiungere nella nostra vita, è qualcosa nella quale inserire la nostra vita e farci guidare, perché noi non viviamo più tutto quello che facciamo da soli, ma ci mettiamo alla presenza dell'infinito e con lui cerchiamo di affrontare, con l'infinito cerchiamo di affrontare tutto quello che riguarda la nostra vita. E
Per fare un esempio molto semplice, no? Se noi riceviamo delle mail, andiamo a guardare la nostra casella di posta e vediamo che abbiamo ricevuto la mail di un nostro amico carissimo e della, una della banca. Quella che ci attrae di più sarà sicuramente quella del nostro amico, perché non è tanto quello che c'è scritto, ma è l'affetto che proviamo per quella persona che rende importante quelle quattro righe che ci scrive. Oppure anche le banconote sono dei foglietti di carta, però il valore non ha la cifra che c'è scritta sopra, e più zeri ci sono, più ha un valore, no? Però è proprio una formalità, no? Il valore glielo dà la cifra. Lo stesso, la nostra vita, nella nostra vita non sono le cose che facciamo che danno valore a quello che facciamo, piuttosto il valore, perché dicevamo prima, no? Siamo un po' tirati da tutto quello che dobbiamo fare, no? Siamo ormai, abbiamo degli impegni standard che scandiscono la nostra giornata. Quello che può dare valore alla vita può essere la meditazione, cioè qualcosa che ci fa vivere quello che viviamo in un altro modo. Ci fa vivere la nostra vita come qualcosa di unico, ogni momento come qualcosa di unico, come qualcosa di sacro che ci mette in contatto appunto con l'infinito. E la vita è un grosso mistero. C'è sempre bisogno di qualcuno che ci prenda per mano, che ci aiuti a dirimere quello che facciamo. Perché da giovani siamo spavaldi, no? Facciamo le cose così, tranquillamente. Ma poi più cresciamo, più ci facciamo delle domande. E allora ci accorgiamo che anche se noi studiamo, ci documentiamo, cerchiamo spiegazioni, ci sono cose che non hanno spiegazioni. Pensiamo al Covid, no? Alla pandemia che ha portato morte, malattia, isolamento. E poi il perché della sofferenza, le delusioni, i tradimenti. Persone che noi credevamo eterne, come i nostri genitori, che improvvisamente vengono a mancare, oppure quell'amico che abbiamo visto fino all'altro giorno e poi chissà cosa è successo, no? La vita è proprio inafferrabile. E per quanto noi ci dibattiamo, cerchiamo di capire, ci accorgiamo che ci sono delle cose che sono più grandi di noi, che ci superano in tutte le parti. E allora la nostra mente, la nostra ragione si arrende. E allora si capisce che l'unico modo per affrontare questi problemi è quello di abbandonarsi, è quello di metterci nelle mani dell'infinito. E noi non siamo noi che tiriamo le fila della nostra vita. Se ci guardiamo indietro, ci accorgiamo che tutte le scelte che abbiamo fatto non sono state tanto dovute a delle scelte razionali, ma piuttosto sono dovute quando siamo nati, dove siamo nati, la famiglia nella quale siamo nati, no? La nostra educazione. E poi quando tutto, quando nella nostra vita tutto sembra essere stabile, essere a posto, no? Ci siamo messi a posto, abbiamo trovato all'aria, no? Ci sono proprio delle forze più grandi di noi. E allora se lo capiamo, diventa molto importante provare a capire non tanto come avere delle forze più forti di noi, no? Ma piuttosto come inserirci
in queste forze. Vorrei fare una distinzione importante. La meditazione, la parola meditazione può portare a due significati. O meditare su un argomento, allora si legge un brano e si medita su quel brano. Oppure quella tecnica che prevede di fermare la mente, di fare silenzio, e questo silenzio fa tacere il nostro lavorio mentale e apre la nostra mente appunto per lasciare spazio all'infinito. Ecco, il nostro modo di fare meditazione è questo, cioè non pensiamo su qualche cosa, ma piuttosto cerchiamo di fermare la mente. La tradizione dice di fare scendere la mente nel cuore, questa mente che si agita, che si inferma per le cause, no? Perché studia, si informa, sente i report, guarda la televisione, questa mente che si agita tanto deve scendere nel cuore, che ha tutto un altro modo di affrontare le cose. Il cuore accoglie, il cuore ama, il cuore ha sentimenti, interiorizza. Ecco, quindi passare dall'agitazione della mente alla calma del cuore. E poi fermare la mente significa fare spazio alla novità. Perché noi con i nostri schemi, con quello che ci aspettiamo dalla realtà, limitiamo molto tutto quello che può arrivare. Mentre se noi riusciamo veramente a bloccare la mente, impariamo ad apprezzare tutto quello che arriva come un dono. E fare scendere la mente nel cuore è proprio cambiare il modo di affrontare la vita, perché non si giudica più col vetro dell'insoddisfazione, della critica, ma si comincia ad accogliere tutto quello che arriva con il cuore aperto, con la capacità di accogliere, di perdonare e, se possibile, anche di ringraziare. Ecco, quindi il primo passo è quello di fermare la mente, di fare tacere i nostri pensieri, di cercare il silenzio. E quando noi ci mettiamo a fare meditazione, ci sediamo lì con gli occhi chiusi, la prima cosa che si ribella è proprio la nostra mente. La mente che si mette a dirci tutte le cose che può metterci, instillarci tutti i dubbi possibili, no? Ma cosa stai facendo? Ma sei sicuro che valga la pena con tutto quello che hai da fare? Cosa cucino dopo? Insomma, tutte quelle cose che avrò spento il gas. Però bisogna ricordarsi che cioè metterci nell'ordine di idee che fare qualcosa per noi vale la pena, cioè che poi la meditazione non dura tutta la vita, no? Dura solo una mezz'oretta, no? E quindi in una mezz'ora non crolla il mondo, quindi vale, si può perdere anche una mezz'ora se fosse perché ci siamo solo distratti, no? Vale la pena. E poi una volta acquietata la mente, una volta che la mente ha deciso che possiamo fare meditazione, parte il corpo. Non so se avete mai provato a dire stai fermo lì, così, no? In un attimo ti viene da guardare, da grattarsi, no? Da chiarirsi la gola. Cioè è proprio il nostro corpo che si ribella. E allora, come possiamo fare? Semplice, comunque il metodo che c'è per fermare la nostra mente
Ve l'hanno detto anche la volta scorsa, non so se c'eravate voi all'altra conferenza. No, se noi proviamo a fare un respiro profondo, magari facciamo anche adesso, se chiudete un attimo gli occhi e fate un respiro profondo, qualche respiro profondo, sentite subito che cambia qualche cosa. Sentite subito che si entra in un altro ritmo. Beh, adesso potete aprire, se no non vorrei mai che cambiasse troppo questo ritmo. Ecco, perché effettivamente il respiro apre la porta al mondo spirituale. E che cosa c'è di più vitale in noi del respiro? La nostra vita è scandita dal ritmo del respiro, no? Perché inizia con un'inspirazione e finisce con un'espirazione, no? E ci accompagna sia che siamo svegli, sia che dormiamo. E sembra una piccola cosa, però fare attenzione al respiro ci insegna delle cose molto importanti. La prima cosa è che il respiro ci fa vivere il presente. Se noi siamo agitati, no? Se siamo turbati, o perché stiamo vivendo qualcosa che ci ha dato fastidio, no? Ci stiamo ricordando di qualcosa che abbiamo già visto, che abbiamo già vissuto, no? Quindi siamo nel passato, oppure se abbiamo paura di qualcosa, siamo nel futuro, no? Perché abbiamo paura di qualcosa che deve avvenire. Ma il respiro è adesso, è ora, ci fa capire che dobbiamo vivere il presente e non possiamo con il respiro fare quella cosa che facciamo noi abitualmente, no? Adesso non lo faccio, non ho tempo, lo faccio domani, perché il respiro è indispensabile sempre, ecco, e quindi ci insegna proprio a vivere il presente. E poi l'altro grande insegnamento del respiro è la fiducia, perché noi per respirare non possiamo immagazzinare l'aria, dobbiamo inspirare e poi la dobbiamo buttare fuori per prendere dell'altra aria. Quindi la fiducia di lasciare andare, e questa è una grande cosa nella vita, perché noi siamo piuttosto... le nostre paure ci fanno sempre tenere tutto in scacco, no? Invece no, perché, e questa è anche la forza del silenzio, perché appunto è uno svuotarsi per essere riempiti, e questo ci insegna appunto fiducia, non attaccamento, la capacità di affrontare la vita con un'altra con un'altra forza. E poi la terza cosa importantissima è la nostra giusta posizione nella vita, perché la vita non ci viene data tutta in blocco quando nasciamo, la vita ci viene data goccia a goccia ad ogni respiro, e allora noi siamo delle piccole creature che abbiamo bisogno di questo po' di aria per sopravvivere. E allora ci accorgiamo che veramente il respiro induce la calma, la mente rallenta, e una volta fermata la mente, la coscienza si apre e si entra in contatto con la nostra interiorità e scopriamo il divino che c'è in noi, una forza che è capace di intervenire della vita e cambiare al meglio tutto quello che viviamo. Noi, a ben vedere, siamo bravissimi a rompere, però non siamo altrettanto bravi ad aggiustare. Siamo bravissimi a cadere in una buca, ma non siamo altrettanto capaci di venirne fuori. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci tiri fuori dalle nostre
dagli nostri impicci in quali ci sentiamo. Abbiamo bisogno di avere qualcuno al quale tendere la mano e farci tirare fuori. E questo qualcuno è proprio l'infinito. E poi un'altra cosa importante. Spirituale autentica non può essere staccata dalla quotidianità. Noi non possiamo pensare di dover andare in Tibet per fare meditazione o fare chissà che cosa, andare su qualche monte speciale, no? Il posto dove incontrare l'infinito siamo noi. È nell'intimo, nel nostro intimo che possiamo incontrarlo. E questa è la bellezza, no, della meditazione, perché proprio si inserisce nella nostra vita, o meglio, come dicevo all'inizio, è la nostra vita che si inserisce nella meditazione. Ed è un momento per me, è un momento mio, dove io entro in relazione con l'infinito personalmente, nella mia intimità. Ed è questa la più grande cosa, la cosa più bella che si possa fare. Però diciamola tutta, no? Sono campate tantissime persone senza fare meditazione, no? La meditazione non è indispensabile, no? Però è un'occasione e siamo noi che dobbiamo decidere se coglierla o no. Ma se noi diamo retta a quella vocina che sentiamo dentro di noi, no? Quella vocina che ci dice che abbiamo bisogno di ideali, che abbiamo bisogno di cose grandi, che abbiamo bisogno di una vita nuova, quella vita nuova di cui parla anche Dante, no? Allora capiamo che la nostra strada, parla anche Dante, no? Allora capiamo che la nostra strada è quella che è quella della meditazione, cioè che ci porta a non avere confini, ma che la meta ultima è proprio l'infinito. Ecco, io adesso vorrei farvi fare una prova. Facciamo un piccolo esercizio insieme, così non sarà meditazione, però proviamo un po' a scendere in profondità e capire qualche cosa, insomma. Allora, se volete fare l'esercizio, ci possiamo sedere bene con i piedi bene appoggiati a terra, ci mettiamo in una posizione comoda, potete anche rimanere con la schiena appoggiata, tranquilli, comodi, come vi sentite. E chiudiamo gli occhi e cominciamo ad ascoltare il nostro respiro. Ci sentiamo appoggiati bene alla sedia, sentiamo i punti di appoggio che abbiamo, i piedi, le mani. E sentiamo questo respiro che dà il ritmo alla nostra vita. Inspiro ed espiro. Prendere e dare. E il respiro ci insegna che non possiamo trattenere niente e che tutto passa, che tutto cambia, che tutto si trasforma. E ora porto l'attenzione alla parte alta della testa. Inspiro e inspirando faccio entrare nella mia testa
resta una nebbiolina leggera, luminosa, che prende tutto lo spazio della testa ed espirando la faccio uscire e svuoto completamente la testa. Sento il vuoto che è uno spazio, un'apertura. Sento la mia testa completamente aperta, vuota. E poi, inspirando, porto la nebbiolina a livello della gola. La nebbiolina leggera, luminosa. Ed espirando, svuoto completamente la gola. E la sento, sento lo spazio ampio, luminoso, radioso, che lascia e si crea dentro di me. Inspiro e porto la nebbiolina a livello delle spalle, del torace. La nebbia entra nella nostra cavità toracica, la riempie tutta. Ed espirando, porto fuori tutto quello che c'è all'interno e il mio torace è aperto, ampio, vuoto, luminoso. La nebbiolina entra inspirando e va nelle braccia, fino alle mani, a punta delle dita, ed espirando, svuoto completamente le mie braccia e le mani e sento lo spazio che si crea all'interno delle mie braccia. Inspiro e sento questa nebbiolina che entra all'interno dell'addome. Lo pervade tutto ed espirando lascia questo vuoto, questo spazio ampio. Sento che il mio addome è spazioso, ampio, luminoso. Scendo. Faccio scendere questa nebbiolina inspirando nelle gambe fino ai piedi ed espirando svuoto completamente le gambe fino a sentire il vuoto che si crea. Il mio corpo è completamente vuoto. È diventato uno spazio ampio, luminoso. Ora nel mio corpo posso fare quello che voglio. Posso restringerlo, farlo diventare piccolissimo, un seme. Oppure posso ingigantirlo, spandere il mio corpo anche fuori dai suoi limiti, il mio diventa grande come questa stanza e poi va oltre, esce fuori da questa stanza, va nel cortile, nel quartiere. Sento il mio corpo che è grandissimo. L'unica cosa che rimane è una piccola luce a livello del mio cuore. E l'ampiezza del mio corpo
corpo, fa sì che ci siano spazi enormi fra i miei pensieri. I miei pensieri scoppiano come se fossero delle bolle di sapone e svaniscono. E sento che sono perfettamente rilassato, in pace con il mondo. Una bella sensazione che cerco di vivere anche quando ritornerò nella mia condizione abituale. Ora cerco di riportare il mio corpo alla sua forma consueta. Sento i contorni del mio corpo, sento di nuovo il mio corpo che appoggia sulla sedia, i piedi che appoggiano sul pavimento. E lentamente riprendo la coscienza abituale, facendo dei respiri un po' più profondi e lentamente apro gli occhi. Sogniamo di poterci collegare con fontane inesauribili, ci sentiamo collegati. È una delle prime esperienze della meditazione, sentirci uniti a tutti. Non si migliora se non nella misura in cui comprendiamo di non essere più separati da niente e da nessuno. Comunione. La vita ci sfida a metterci in comunione con tutto. È un aspetto della mistica, cioè del misterioso modo di metterci in comunione con col tutto. Ecco, ho finito. Se avete delle domande, sono a vostra disposizione. Vi ricordo che se vi interessa fare questa strada che non è solo una tecnica la meditazione. La meditazione è una pratica, perché non è che ci viene detto fai questo e questo e allora uguale sei felice, ma è giornalmente metterci noi in questo ordine di idee, di fare delle cose che possono portarci ad avere una maggiore concretezza in tutto quello che viviamo. Ecco. Quindi vi ricordo i corsi di meditazione, il 2 novembre qui e il 3 novembre a Lignia. Poi mi mettete d'accordo, telefonate. Bene. Si chiama Axel Bayer, che è un
tedesco. Bayer. È un monaco benedettino che fa meditazione da tanti anni, si occupa, nel suo monastero fa proprio yoga. Ah, è contemporaneo? Sì, sì, è vivissimo. Sì, sì. Se va su internet vede un sacco di cose. Padre Cappelletto è il nostro fondatore. E quello che... Come? Gian Vittorio Cappelletto, che è un padre gesuita che è morto 10 anni fa, è quello che ha avuto questa intuizione di inserire la meditazione appunto come metodo di preghiera profonda, ce l'ha insegnata, però non solo come semplice metodo, ma l'intuizione è stata quella di inserirla proprio in uno stile di vita. Per cui la meditazione non è un episodio, ma tutta la nostra, tutta la giornata può essere un metodo, cioè un insomma nome. Ma si fonda solo sulla respirazione o anche sulla recitazione? Sì, è una cosa più, sì, cioè il respiro è la base, però si fonda anche sulla recitazione di mantra, certo. Comunque non voglio sminuirla dicendo in quattro parole, bisogna fare il corso di meditazione e allora si capisce. Sì. Io ultimamente sto cercando di ritagliarmi un periodo ogni giorno per fare un po' di meditazione. Io non l'ho mai fatto e adesso che sto entrando in questa cosa, quindi cerco di entrare in contatto con il mio sé superiore, con la mia interiorità. Però ho una grossa difficoltà per quanto riguarda il respiro. Sai, io non ho fatto mai caso al respiro mio come e io me ne accorgo che ho una grossa difficoltà a fare ispirazioni e espirazioni, quindi posso aiutarmi in qualche modo, come posso fare? Perché io vorrei cercare di liberare proprio la mia mente, però provo magari a spostare l'aria e a far entrare l'aria, ma a volte faccio pensare la rovescia, insomma. Difficilmente si sbaglia respirando. No, però si rischia, tante volte si rischia di essere troppo concentrati su magari su quello che stiamo facendo e si perde un po' il senso di quello che si sta facendo. Diciamo che è molto bello quello che fai, perché ritagliarsi un momento della giornata è importantissimo, anche solo per staccare la spina e dire faccio il punto della situazione, no? Però è difficile farlo da soli, ci vuole qualcuno che ci conduca un po'. Persone che magari abbiano fatto questa esperienza prima di te e che ti dicano ma guarda lì puoi sorvolare, invece non fare. Ecco, quindi io ti consiglierei di farti aiutare. Fare un corso è importantissimo, o comunque trovare qualcuno che ti può dare una mano in questo senso. Certo, mi piacerebbe anche fare il corso, solo che per me magari è un po' difficile, perché un bambino che non ha ancora 5 anni, un po' piccolo, poi c'è una serie di difficoltà, quindi le 8:30 è un po', quindi non lo so. Ma comunque sei in contatto qua, magari puoi parlare con qualcuno con Michela, con Raffaella, e magari trovare qualche un sistema, non so adesso. Proprio. Io vengo da fuori, non posso. Grazie. Sì. Posso sapere la data del corso, i costi? Yeah.
scendere in profondità e far diventare la profondità, perché adesso l'esercizio che abbiamo fatto è praticamente un rilassamento, non è meditazione, fare diventare la profondità poi meditazione. E il costo del corso non, cioè, è a offerta libera. Poi insomma mi parlerete con Michele, mi pare adesso che io faccio tutto valore sempre con Michele, perché ci sarà la fila. Chi è che lo viene? Non lei? Non sono io, no. Però sono noi facciamo parte di un gruppo dove ci sono persone che da anni fanno meditazione, che hanno approfondito molto. Quindi sarà sempre la stessa persona? Sempre, sì, sempre la stessa persona. E così riuscite a creare un rapporto, cioè, con quella persona, in modo da poi eventualmente, se ci sono dei problemi, sì. Tiene sempre lo stesso giorno, perché le due martedì, sempre di martedì. Sempre di martedì. Sempre di martedì. Sempre di martedì. Sì, 8 martedì di seguito, sì. Sì. E poi 8 mercoledì se andate a Milano, anche Roma. Non se ne parla. Ok? Grazie. Sì. Io mi volevo chiedere, ha detto che il vostro fondatore ha inserito la meditazione nella pratica quotidiana. Voce? Sì, è per la mattina, per l'urlare, comunque. E ha detto che il vostro fondatore ha inserito la meditazione nella pratica quotidiana. Ma questo perché, dato che ho trovato molte similitudini con religioni o filosofie orientali, è perché è venuto a contatto con l'Oriente in generale? Sì, lui era un gesuita ed è entrato in contatto con dei maestri indiani, sì, e che gli hanno fatto capire che in realtà tutto quello che veniva, cioè che questa tecnica di preghiera, in realtà esiste anche nella nostra tradizione cristiana, che però è una cosa che è andata un po' scomparendo, perché non ci sono più dei maestri che lo insegnano. Allora lui ha approfondito questa cosa e ha quasi per scommessa, insomma così, ha detto ma provo a fare un corso di meditazione. Ha avuto un successo incredibile, per cui poi ci siamo allargati. Lui ha cominciato a Torino. E perché era piemontese? No, Veneto, lui era di Treviso. Però era stato mandato come gesuita lì a Torino, nella scuola di Gesuiti. E poi la cosa si è propagata un po' a macchia d'olio, insomma siamo arrivati a Roma, Sicilia, siamo in tutta Italia adesso, abbiamo case in tutta Italia, poi se vedete insomma c'è il calendario dove ci sono tutti i paesi. Grazie. Però ho notato che lei parla di infinito, ma la parola Dio non l'ha mai. Perché non vogliamo bloccare ognuno ci chiede quello che vuole, vogliamo rispettare il credo di ognuno, diciamo, per cui ognuno dà il suo nome a questa parola infinito. Poi sì, certe volte uno dice ma forse ci si potrebbe buttare un po' più, non so, però l'infinito è legato alla cultura ebraica, che si parla dell'infinito come, cioè, un altro, diciamo, è consuetudine parlare di infinito invece che anche perché non si può nominare di Dio. Non so, io dico, cioè è solo un modo di rispettare un po', per noi può venire un musulmano, può venire un musulmano, anche per loro c'è Dio. Certo, cioè, però è un nome diverso. Sì, sì, sì. Sì, certo. Sì. Vorrei capire il concetto di meditazione, perché lei ha detto, noi adesso abbiamo
utilizza mai questo termine, ma quindi vorrei veramente una definizione, capire che cosa ci dovremmo una volta entrare. I miei amici mi prendevano in giro e dicevano: io quando devo fare una cosa ci penso su e poi la faccio, ma tu che mediti da anni, ma che devi fare? No, ma infatti te l'ho detto, forse lei è arrivata tardi, sì, sì, però ci sono due modi di intendere la meditazione, o meditazione come pensare a qualche cosa, quindi magari meditare su un testo, meditare su